Covid, sale il contagio De Luca, ultimo sforzo, aumentano i contagi in Campania e si contano 14 decessi. Il governatore insiste per la linea dura e attacca i Novax, sono mezze pippe. Appello alla responsabilità dei cittadini, ultimo sforzo e a ottobre ci riprendiamo la nostra vita. Primo giorno a Napoli per 87 profughi afghani, sono arrivati all'alba al Covid Residence di Ponticelli le prime 20 famiglie di profughi, giocattoli e sostegno psicologico per i più piccoli, tra 10 giorni saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza. Aree interne, l'allarme dei vescovi. I vescovi di 10 regioni d'Italia si incontreranno lunedì e martedì nel Sannio per elaborare una strategia comune per salvare le aree interne e pensare ad una nuova pastorale che tenga in considerazione gli annosi problemi delle zone depresse. Salvare i locali storici, accordo con la sovrintendenza, a Salerno i due enti si incontreranno per tutelare il vicolo della neve e altri locali ed edifici storici cittadini. Soddisfatto il Codacons che aveva lanciato una petizione, l'assessore Loffredo avverte che bisogna rendere la città attrattiva. Trasporti in Campania, Air S.p.A. azienda modello, l'azienda irpina diventa il gestore in Campania del trasporto su gomme e rilancia la sfida con 252 nuove assunzioni. Si punterà sul rinnovo del parco mezzi e sull'innovazione tecnologica. Città spettacolo e scontro elettorale, polemica a Benevento per il festival Città spettacolo che ha preso il via ieri. La candidata a sindaco del centrodestra D'Estasio è in causa snaturata, ma l'assessore agli eventi smorza gli attacchi, impossibile riproporre una formula di 40 anni fa. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con 8 Channel News. Apriamo con il Covid, in Campania sale il contagio e si contano altre 14 vittime. De Luca, serve l'ultimo sforzo per la vaccinazione, solo così a ottobre torniamo alla normalità. Vediamo. Covid in Campania sale ancora il tasso di positività, passa al 3,55%, i positivi sono 569 su un totale di 16.000 tamponi, si registrano 14 deceduti, in calo sia l'occupazione delle terapie intensive sia i ricoveri ordinari. E da Avellino, a margine della presentazione delle 252 nuove assunzioni all'AIR, il governatore De Luca ribadisce, in azienda solo chi è vaccinato. Il messaggio è chiaro, non è che abbiamo qualche mezza pippa che ci viene a dire i Novax, i Nova, vaccinazione obbligatoria per la tutela della vostra salute, perché sui pullman arrivano centinaia di persone, delle vostre famiglie e anche perché si apre il nuovo anno scolastico. Sulla campagna vaccinale serve un ultimo sforzo, con 40.000 vaccinazioni al giorno a ottobre ci riprendiamo la vita. Se ci impegniamo per due mesi, cioè settembre e ottobre, noi a fine ottobre usciamo da questo calvario. Non c'è da fare niente di straordinario, solo vaccinarsi tutti, vaccinare i ragazzi che cominciano la scuola in presenza e ovviamente avere le norme di prudenza indispensabili, l'uso della mascherina e il distanziamento. Se facciamo solo questo, noi a fine ottobre ritorniamo alla vita normale. Credo di dover chiedere a tutti i nostri concittadini uno sforzo straordinario per completare la campagna di vaccinazione. È stato arrestato a Dubai lo scorso 14 agosto, ma è stato reso noto solo oggi il narcotrafficante Raffaele Mauriello, 32 anni, considerato tra i latitanti di massima pericolosità dalla direzione centrale della polizia criminale. Era latitante dal settembre 2018 e chiamato a rispondere del duplice omicidio di Andrea Castello e Antonio Ruggero, avvenuti entrambi a Casandrino nel 2014, nonché di quello di Fabio Cafasso nel 2011 a Scampia, tutti maturati nell'ambito della terza faida di Scampia. Prima giornata al Covid Residence di Ponticelli per le 20 famiglie di profughi arrivate dall'Afghanistan prima dell'alba, giocattoli e sostegno psicologico per i più piccoli. Sentiamo. Un sorriso, un giocattolo per dono ai più piccoli e per gli adulti generi di prima necessità, compresi capi di vestiario e indumenti intimi. È così che con il passare delle ore si cerca di rendere più confortevole l'arrivo a Napoli delle 20 famiglie di afghani ospitate presso il Covid Center ricavato nell'ospedale del mare di Ponticelli, dove i profughi sono giunti prima dell'alba di oggi, dopo essere stati trasferiti in nottata da Roma. In tutto per il momento sono 87 i cittadini afghani che hanno trovato accoglienza in Campania. Dopo una prima fase
di accoglienza sono state loro assegnate le camere. Poi, poco dopo le 8, è iniziata la colazione, mentre la prima parte della giornata, a partire dalle 11.30, è stata dedicata a colloqui e approfondimenti per comprendere eventuali particolari esigenze da parte di questi rifugiati. Per 10 giorni i profughi saranno sistemati in alcuni locali del Covid Hospital, dove resteranno a fare la quarantena obbligatoria. Avranno assistenza continua da parte del personale sanitario dell'ospedale. Successivamente gli afghani saranno smistati sul territorio regionale. Una seconda fase, per cui l'altro giorno si è svolta la riunione del tavolo di coordinamento tra le prefetture della Campania, convocato per un'azione di monitoraggio e di ricognizione delle disponibilità ad accogliere da parte di ciascuna delle 5 province. Anche il comune di Napoli è pronto ad accogliere almeno 67 persone. È probabile comunque che nelle prossime settimane, se il flusso continuerà, arriveranno in Campania anche altri cittadini afghani. Il GIP di Napoli, Linda D'Ancona, ha confermato il decreto di fermo della DDA emesso ed ha emesso una misura di custodia in carcere nei confronti di Maria Licciardi, ritenuta dagli inquirenti a capo dell'omonimo clan fondato dal fratello Gennaro ed elemento di vertice del cartello malavitoso denominato Alleanza di Secondigliano. La Licciardi, 70 anni, è stata sottoposta a fermo dal ROS all'alba dello scorso 7 agosto nell'aeroporto romano di Ciampino, mentre si accingeva a partire per Malaga. Il 9 agosto il GIP di Roma aveva convalidato il fermo emesso dalla Procura di Napoli, che ipotizza nei confronti di Lady Camorra i reati di associazione di tipo mafioso, ricettazione di denaro di provenienza illecita e turbativa d'asta. Il legale della Licciardi, l'avvocato Cardillo, ha annunciato un'istanza di riesame presso il Tribunale della Libertà. I vescovi di 10 regioni d'Italia si incontreranno lunedì e martedì nel Sannio per elaborare una strategia comune per salvare le aree interne e pensare ad una nuova pastorale che tenga in considerazione gli annosi problemi delle zone depresse. Fallarino. Oltre 20 vescovi arriveranno lunedì e martedì nel Sannio da 10 diverse regioni d'Italia per partecipare ad un confronto comune per elaborare un piano di rilancio pastorale delle aree interne del paese. 2 giorni di approfondimento organizzati dall'arcivescovo metropolita di Benevento Felice Accrocca per dare un nuovo impulso all'azione delle diocesi nei territori che troppo spesso si trovano a fare i conti con spopolamento, disoccupazione e carenze di infrastrutture. Noi rifletteremo sulla, diciamo così, possibilità di enucleare alcune linee per una pastorale idonea alle aree interne, che è molto diversa dall'area, dalle situazioni che pone un'area urbana o metropolitana o anche turistica. Incontro attraverso il quale si chiederà ancora una volta alla politica di intervenire con un concreto piano di rilancio delle aree depresse d'Italia. Percorso partito già nella primavera del 2019, quando i vescovi della metropolia di Benevento diedero vita al documento La mezzanotte del mezzogiorno. Questo nostro incontro in qualche modo ha una ricaduta politica perché segnala un problema che deve essere poi assunto nell'agenda politica dal governo centrale. La questione da parte del governo centrale non può essere rinviata ulteriormente, altrimenti il ritardo diventerà incolmabile. Ora i trasporti. L'AIR, l'azienda irpina, diventa il gestore in Campania del trasporto su gomma e rilancia la sfida con 252 nuove assunzioni. Si punterà sul rinnovo del parco mezzi e innovazione tecnologica. Sentiamo. L'obiettivo è una grande azienda unica di trasporti su gomma in Campania. L'AIR, con 252 nuove assunzioni, diventa baricentrica nel progetto della regione. Oggi la benedizione anche del governatore De Luca per i nuovi 246 autisti e 6 amministrativi. Giovani che possono immaginare di fare famiglia, per chi non ce l'ha, di coloro che viceversa ce l'hanno e diventa, come dire, un riferimento stabile. Le prossime sfide saranno all'insegna del rinnovo parco mezzi e dell'innovazione tecnologica. Il rinnovo del parco automezzi, che già è avviato in maniera consistente nella scorsa legislatura regionale. Se io vado su internet, sul telefonino, ho difficoltà a trovare la corsa, l'orario in cui passa quella corsa, per cui noi avvieremo un'azione anche radicale di individuazione di tutti quanti le fermate, immaginando una palina intelligente per ogni fermata. Capitolo autostazioni, un'odissea dopo le vicissitudini della Cogepa, ma siamo all'ultimo miglio. Se non ci sarà pronuncia favorevole, rescindiamo il contratto di lavoro e
faremo l'appalto per fare l'ultimo miglio. Viceversa, Grotta Minarda, credo che nel mese di settembre, Presidente, la invitiamo già da adesso a fare l'inaugurazione. Una voce fuori dal cuore è quella del consigliere 5 Stelle Vincenzo Ciampi. Abbiamo assistito ad una nuova sceneggiata preelettorale. De Luca ha spacciato 400 posti di lavoro, quelli dei dipendenti della CLP di Caserta, come nuove assunzioni. In realtà si tratta di persone che già lavoravano in quell'azienda e che ora passano all'AIR. Ma cosa ne sarà di loro con la gara europea da qui a 2 anni? Comune e Sovrintendenza di Salerno si incontreranno per tutelare il vicolo della neve e altri locali ed edifici storici. Cittadini, soddisfatto il Codacons che aveva lanciato una petizione. Sara Botte. Comune e Soprintendenza e i beni culturali di Salerno si incontreranno per tutelare il vicolo della neve e tutti gli altri locali ed edifici storici cittadini. Il Codacons in una nota ha espresso la sua soddisfazione dopo che in queste ore aveva avviato una petizione tra i cittadini per chiedere che il ristorante, chiuso ormai da mesi, fosse salvato. L'intento era salvaguardare la cultura locale di una struttura frequentata per decenni da intellettuali e artisti. Il caso ha scatenato polemiche e accuse, alle quali ha risposto l'assessore al commercio Dario Loffredo, ospite della trasmissione di 8 Channel Punto di Vista, condotta dal direttore Pierluigi Melillo. Le critiche di cosa? Un'attività privata che per ammissione dello stesso gestore, il mitico e l'amico Don Matteo, non ha ricambio generazionale e quindi non si può continuare l'attività. I locali storici in ogni città possono anche terminare dei cicli. L'importante è conservare l'identità con una nuova gestione. Per Loffredo è importante però lavorare anche ad altri aspetti per rendere Salerno attrattiva. Una cosa è tutelare le attività storiche, ma per tutelarle bisogna migliorare su altri settori, sull'igiene urbana, sulla sicurezza, su svolgere delle attività per far venire le persone a Salerno. A Benevento è polemica per il Festival Città Spettacolo. La candidata a sindaco del centrodestra D'Estasio in calza, kermesse snaturata, ma l'assessore agli eventi smorza gli attacchi. Maria Teresa De Lucia. Il Festival Benevento Città Spettacolo torna ad animare il dibattito politico e ad infiammare la campagna elettorale. Durissime le critiche della candidata sindaco del centrodestra Rosetta D'Estasio, dal meglio delle novità teatrali nazionali ed internazionali ad un contenitore di proposte televisive e musicali che punta alla quantità delle presenze ma che di originale non ha più assolutamente nulla. E poi ricorda la funzione formativa e riapre il capitolo legato alla fondazione creata per il festival. È stata svilita, occorre ricordare, costruirla e riaffidarla a persone competenti, chiosa. Ma a smorzare le polemiche l'assessore agli eventi della Giunta Mastella, Alfredo Martignetti. Sicuramente la città spettacolo di oggi è differente rispetto a quella di 40 anni fa. Va anche detto che il mondo di oggi è profondamente diverso da quello di 40 anni fa. Pensare di replicare allo stesso modo la medesima rassegna per 40 anni di fila, insomma, non so fino a che punto sia giusto, anche perché non so fino a che punto avrebbe poi incontrato il gradimento e la condivisione da parte anche di tante persone anche più giovani. Si cerca di dare una risposta un po' a tutti, perché ci sono degli eventi che sono di alto profilo dal punto di vista sia culturale che teatrale. E sull'organizzazione precisa? Tutto era meticolosamente preventivato e organizzato. La location dà la possibilità di gestire l'evento sicuramente nella massima sicurezza e anche aggiunge fruibilità alla rassegna. Torniamo sul Covid. In Irpinia oggi 18 positivi e si registra ancora un decesso. Al Moscati non ce l'ha fatta un'anziana non vaccinata. Sentiamo Simonetta Iepariello. 4 morti in 9 giorni, contagio in risalita e allerta in Irpinia dove il Covid torna ad uccidere. Morta nell'area coronavirus di malattie infettive del Moscati un 84enne di Avella, l'anziana non era vaccinata. Intanto risalgono i ricoveri e preoccupano i dati della diffusione del virus. 18 i nuovi casi accertati, di cui 5 nella sola città di Avellino, su 890 tamponi processati. Avanza la campagna vaccinale e si accelera in vista delle riaperture delle scuole. A Chiusano arrivano i tamponi di nuova generazione Lollipop, non invasivi e senza fastidi per i bambini. Noi utilizziamo un nuovo brevetto che il Ministero ha certificato, cioè un tampone salivare che viene immesso come un lecca-lecca, 10 minuti per avere l'esito, l'attendibilità al 99% certificato dal Ministero della Salute e quindi i bambini non avranno quei fastidi nasali.
Per le scuole invece di primo grado superiori, cioè le medie, faremo invece il test rapido. Intanto dal Moscati di Avellino arrivano buone notizie. È stato dimesso dopo 70 giorni di inferno Covid Goffredo Covino, il 68enne sopravvissuto al coronavirus dopo 70 giorni di degenza, molti dei quali trascorsi in terapia intensiva. La famiglia ringrazia il primario della rianimazione e anestesia Angelo Storti e tutto lo staff del Moscati per quello che definiscono un miracolo, una bella storia di buona sanità. Ora nel pomeriggio a Salerno, in via Manzo, dove un cittadino dell'est Europa ha scippato una catenina ad una badante 47enne di nazionalità rumena, una connazionale della donna, dopo aver assistito all'episodio ha chiamato la polizia ed ha seguito lo scippatore, che poi è stato fermato ed arrestato dagli agenti. Un complice che faceva da palo è stato fermato e denunciato. Ancora Covid, necessario l'ultimo sprint per mettere in sicurezza la popolazione scolastica salernitana. L'ASL pensa dei camper all'esterno degli istituti scolastici. Sentiamo. Dare uno sprint ai vaccini anche con la presenza di camper all'esterno degli istituti scolastici per immunizzare i giovanissimi. L'ASL di Salerno annuncia le strategie messe in campo per raggiungere la sicurezza in vista della ripartenza del nuovo anno scolastico, mentre Salerno città è a un passo dal raggiungere l'immunità di gregge, come ribadisce il responsabile della campagna vaccinale dell'azienda sanitaria locale. Abbiamo vaccinato come prime dosi 730.000 persone, 738.000 persone. Questo ci permette, possiamo dire che siamo al 91% della possibilità di raggiungere l'immunità di gregge. Siamo oltre il 50% dei ragazzi vaccinati, vaccinabili. In queste 2-3 settimane dobbiamo fare lo sforzo per raggiungere almeno l'80% anche di questo gruppo, di queste categorie di persone. Anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno rivolge il suo invito a studenti e docenti. L'appello è che assolutamente i ragazzi si devono vaccinare e soprattutto i professori, perché l'ambiente di lavoro sarà unico e la tranquillità è la prima cosa che devono raggiungere, sia gli uni che gli altri. E quindi non possiamo assolutamente permettere ancora per un altro anno che i ragazzi possano fare apprendimento a distanza. Quindi forza coi vaccini. Al San Pio di Benevento, dopo quasi 3 mesi di relativa calma, il decesso di una 88enne di Melizzano che era ricoverata anche per altre patologie. Fallarino. Prima il ricovero in ospedale per problemi cardiaci, poi sembra durante la degenza la positività al Covid che evidentemente non le ha dato scampo. Aveva 88 anni ed era di Melizzano, la pensionata morta nella serata di ieri nei reparti dedicati alla cura del coronavirus nel San Pio di Benevento. Si tratta della 325esima vittima Covid nel nosocomio Sannita, dove non si registravano vittime dai primi giorni di giugno. Un altro dramma che si aggiunge ai tanti altri registrati nel San con la seconda ondata pandemica cominciata ormai un anno fa. Enorme lo sconforto a Melizzano, dove la donna risiedeva con la sua famiglia. Purtroppo è la quarta vittima a Melizzano. La signora è ricoverata per altre patologie in cardiologia, ha contratto il Covid e purtroppo non ce l'ha fatta. Resta ora da capire se la pensionata fosse o meno vaccinata ed è per questo che il sindaco Insogna rivolge un appello a tutta la sua comunità. Noi a Melizzano siamo oltre l'80% dei vaccinati sulla popolazione intera e l'appello che faccio a tutti è quello di vaccinarsi, perché è l'unica arma che abbiamo contro questo maledetto virus. L'emergenza ambientale che sta interessando il fiume Sarno, la Gori punta il dito contro le aziende conserviere, tolleranza zero per gli imprenditori disonesti. Filippo Notari. È un vero e proprio atto d'accusa quello lanciato dalla Gori all'indomani del tavolo tecnico organizzato dal comune di Scafati per discutere dell'emergenza ambientale del fiume Sarno. L'azienda che gestisce i depuratori, dati alla mano, ha evidenziato che in coincidenza dell'avvio delle attività conserviere, gli impianti del comprensorio sarnese vanno in affanno. In particolare, in 23 giorni i depuratori hanno ricevuto 13.500 tonnellate di fanghi, quantità che da progetto avrebbero dovuto ricevere in un anno. Un fenomeno che i vertici di Gori hanno denunciato alle autorità competenti, evidenziando anche che il personale è costantemente impegnato per evitare un disastro ambientale. Emergenza denunciata a voce alta anche dal sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati. Bisogna stanare gli imprenditori malfattori. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo istituito anche una cabina
di regia con gli altri comuni. La mia proposta è quella di creare una polizia ambientale sovracomunale che metta al centro i controlli, appunto, alle nostre industrie. Il primo cittadino, tra l'altro, ha chiesto collaborazione anche alla regione, che non aveva preso parte al precedente incontro. C'è stata una disponibilità da parte del vicepresidente della regione di ospitarci, appunto, per questo tavolo politico tecnico. Credo che ci aggiorneremo per martedì prossimo per avere ovviamente un quadro definitivo, perché la regione poi è l'attore principale per quanto riguarda i controlli e ovviamente è l'attore principale della questione ambientale. E a Napoli si è sciolto il sangue di Santa Patrizia, la gioia dei fedeli nella chiesa di San Gregorio Armeno. Vediamo. Preghiere, speranze e miracoli a Napoli, la città della fede, dove oggi si celebra Santa Patrizia nella chiesa del monastero di San Gregorio Armeno, nel cuore dei Decumani. 52 santi compatroni e oggi, come per San Gennaro, anche per la santa, protettrice dei single, si è sciolto il sangue, un segnale di buon auspicio per la città nei tempi duri della pandemia. Speriamo che sia di buon auspicio per la risoluzione di questo problema e di tutti i mali che ci affliggono. Dovevo farmi un intervento, avevo tutto gonfio e il martedì mi facevo mettere la reliquia alle suore sulla parte, non potevo né inghiottire, tutto l'orecchio e tutto così si sgonfiò. Mano a mano, il giorno che dovevo questo intervento, si è tolto tutto. La liquefazione del sangue è simile a quello di San Gennaro, avviene ogni martedì, ma è possibile chiedere una grazia il 25 agosto, giorno del martirio. Mi fa sempre i miracoli, però ci vuole la fede, bisogna aspettare, ci vuole molta pazienza. Siamo venuti soprattutto per l'amore di questa città, che merita di arrivare da tutta Italia, noi e dal mondo chiaramente. Noi veniamo da Roma e abbiamo passato questa splendida giornata qui a Napoli proprio per amore di questa città. Mi chiamo Patrizia e quindi da sempre, ogni volta che posso, vengo sempre qui a ringraziare. Patrizia è la santa protettrice delle single, delle ragazze in cerca di marito, ma anche delle partorienti, dei naviganti e dei bisognosi. E va bene, ci fermiamo qui per stasera. Grazie regia a Michele Urciolo. Vi lascio alle previsioni del tempo, poi dopo la pubblicità il TG Sport speciale calciomercato. Arrivederci.